Allora guarderai e sarai raggiante, partite
agiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Eva, tutti verranno da Sara, portando oro, incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e affondi la pace, finché non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrono d'olio. Tutti i re si prostino a lui, lo servono tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Alleluia, 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 venga ad adorarlo.
subito i re si partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Facendo attenzione a questa scena particolare presentata nel Vangelo secondo Matteo per i fratelli e sorelle, notiamo alcuni particolari che ci riguardano, riguardano anche il nostro rapporto con il Signore, e mi soffermerò appunto su questi aspetti. Parliamo, conosciamo molto bene, la tradizione ci dice anche i nomi di questi tre magi che vengono da Oriente, cioè non è specificato da dove, ma non è neanche importante. L'importante è che erano dei pagani, e dato che seguono, come dice il Vangelo, la stella, vuol dire che erano probabilmente astrologi. E la prima cosa che notiamo è che Dio comincia a svelare i suoi piani, comincia a chiamare, a far parte del popolo eletto, anche i pagani, si rivela anche i pagani. In effetti Epifania vuol dire manifestazione dall'alto. Dio sì, Dio si manifesta attraverso, in questo caso, una stella, però notiamo come questi magi sono attenti e non soltanto capiscono che c'è qualcosa di particolare che è successo nella storia, ma vanno a cercare quel qualcosa, quel qualcuno. Vogliono incontrarlo. Partono in un cammino che non sa dove porta. Non sapevano dove devono andare. Loro sono andati a Gerusalemme ad informarsi. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Dunque, poi, oltretutto, hanno anche una grandissima umiltà, il desiderio di contemplare quell'evento straordinario che è successo nella storia dell'umanità. E come succede praticamente in tutta la Bibbia, se la leggete con attenzione, la Bibbia ha i personaggi in continuo cammino, in continuo movimento. Anche qui vediamo questi magi che si muovono, partono da un certo posto per arrivare, attraversando anche dei pericoli, delle situazioni, delle zone pericolose, delle situazioni impreviste. Non era un viaggio così scontato come oggi, va tutto bene, anche se probabilmente erano ricchi, questo non vuol dire che. Dunque arrivano, si interessano, continuano ad andare fino ad incontrare il Signore. Non volano. D'altra parte vediamo un altro gruppo di personaggi, interessante che questi due gruppi quasi quasi che rubano la scena, praticamente il Signore Gesù rimane in secondo piano, ma è interessante questo messaggio che ci viene trasmesso anche così. Dall'altra parte vediamo Erode con tutta Gerusalemme, con i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Cosa fa Erode? Lui sta fermo e aspetta che gli altri vengano da lui. Cosa che va in conflitto con il Signore. Non può andare così. Non è il Signore
che viene a sì, cerca il Signore, ma sono altre circostanze. Erode si informa, è bello il concetto di informarsi, perché questo, questa è la realtà. L'informazione è un accumulare di dati, niente di più. Qui bisogna fare molto di più, non solo accumulare, ma sapere e far qualcosa. Erode no, Erode farà qualcosa di molto brutto, lo sappiamo. Si informa e ottiene le informazioni precise, giuste. Dunque anche lui, con tutti i suoi, hanno parte della rivelazione. Sa esattamente a Betlemme, in Giudea, perché così era scritto nelle loro scritture, nelle scritture del tempo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, di nuovo lui sta fermo, lui chiama, manda, chiede, si informa, però lui è re, perché lui si abbassa ad andare a un bambino, no? Dunque ecco, questi due atteggiamenti ci devono far pensare molto bene. Qual è il mio atteggiamento nei confronti con il Signore, che dovrei cercare di incontrarlo il più spesso possibile, confessando? Una delle cose che sento più spesso è quella della domenica, mi dicono non sono andato a messa. Poi faccio un ragionamento con il penitente, dico guarda, di solito i meccanismi sono questi. Noi ci organizziamo tutto il fine settimana, se per caso ci capita una finestrella di tempo, cerchiamo se c'è una messa, se non c'è una messa, è passata la domenica. Ma non si fa così. Prima mi metto la messa nel programma e poi faccio tutte le altre cose. È per questo che arriviamo alla situazione in cui poi diciamo, non sono andato a messa. Ma per fortuna ci sono anche delle situazioni dell'altro tipo. Persone che le vedo, noto, poi si vede, che vogliono partecipare alla messa. E vanno, cercano. Vanno in vacanza, la prima cosa si interessano dove la chiesa è, qual è il orario delle messe, meno male, si fa così. E hanno fatto così questi re magi, sono partiti, poi ci interessiamo, ma noi vogliamo arrivare all'incontro con questo personaggio così speciale che è venuto nel mondo, che abbiamo letto, che è la sua stella, via dicendo. Dunque, anche noi, fratelli e sorelle, nella misura in cui abbiamo gli occhi, lo sguardo verso l'alto, prendo un po' anche l'esempio di questi tre magi, sicuramente il Signore ci farà vedere tante cose, ma dobbiamo avere anche la disponibilità di andare nell'incontro, a cercarlo, ad incontrarlo il più possibile. E allora Lui si farà vedere, ci farà capire tante, tantissime cose. Tante volte noi, perché è sempre un po' come Erode, per i nostri compiti, diciamo, ma il Signore non mi ascolta, il Signore non c'è, non è presente, non si manifesta. Beh, non si manifesta come voglio io, ma si manifesta a modo suo e sono io che non ho l'ascolto sempre orientato verso di Lui, gli occhi verso orientati sempre di Lui, ma un po' a volte mi lascio portato via dalle circostanze di questo mondo. Dunque noi dobbiamo fare molta attenzione a questo e avere lo sguardo sempre verso il Signore, camminare sempre verso il Signore. Ecco, il movimento, noi siamo in un cammino che dobbiamo portare a buon fine e sappiamo molto bene qual è la destinazione verso la quale andiamo. Non abbandoniamo mai la giusta strada che ci porta a Lui. Anche se sono sicuro che tutti noi sappiamo quando c'è il giorno di Pasqua, oggi si fa l'annunzio del giorno della Pasqua, io lo leggo perché è anche bello come formulato, dunque ho un po' di pazienza. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno, nei ritmi e nelle vicende del tempo,
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, 2 marzo, l'Ascensione del Signore il 29 maggio, la Pentecoste il 5 giugno, la prima domenica di Avvento il 27 novembre, anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, della coronazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del Signore, a Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio. Amen.
abbiate ricevuto Gesù Cristo, Signore nostro, il vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre. E in ogni luogo del Signore, Padre Santo Dio, onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato le genti mistero della salvezza in Lui. Apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovato la gloria dell'immortalità divina. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli e ai troni, alla dominazione e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio. Come per il battesimo, la vita e la morte di Cristo.
Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione della tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, ammetti nella luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonino Martire, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli ti preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, e perdoni a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori, non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, uso la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, perdona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen. A distanza scambiamoci uno sguardo di pace.
Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo la benedizione solenne passo con il bambino per un inchino da parte vostra, come abbiamo già fatto all'inizio delle nostre celebrazioni. E poi vi ricordo che la prossima messa ci vediamo il 16 domenica per la trigesima di Maria Pastore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i vostri fratelli. Amen. Come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo, Signore, luce da luce. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita.